Ben ritrovati in diretta dal campo di Alba Adriatica, dal country, da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Prende adesso ufficialmente avvio la gara tra Ezio Sella Academy Bianca e Trastevere per la categoria 2013 Coppa Costa dei Parchi, organizzata ovviamente da Sport in Tour affiliata. Gioca in maglia celeste ed è pronto a battere il calcio d'angolo. Ricordiamo due tempi da 18 minuti. Pallone crossato sul secondo palo, una deviazione, la palla resta lì, alla fine ancora riproposta al centro, vediamo se calcia il Trastevere, lo fa e trova anche il gol del vantaggio, è 0-1 grazie alla marcatura del capitano. Perniola, Ascanio Perniola a sbloccare la partita al quarto minuto di gioco. Partita dalla bandierina, dal calcio d'angolo, poi ancora possibilità a Trastevere, il colpo di testa contro la traversa, se non ho visto male, di Lorusso. E poi adesso con calma gestisce De Maliti proprio a cavallo tra il confine di Abruzzo e Marche. Alba Adriatica in provincia di Teramo, quindi in Abruzzo. Sono anche campi poco più su nelle Marche. Intanto ancora il Trastevere che costruisce e trova con una bella azione corale il gol. Quello di 2-0 che porta la prima, questa volta di Alessio La Feria. Raddoppia la squadra di uno dei rioni storici di Roma, è 0-2 per i Leoni, fa battere la rimessa laterale, coinvolto adesso nella manovra anche il numero 8 Critelli con la palla che termina in out, ancora Critelli servito, sposta la squadra sul destro per pensare alla conclusione, la lascia partire, un gran gol quello del numero 8 Flavio Critelli, la tocca solamente Daniele Candia ma non può impedire al pallone di terminare nel sacco e di trasformarsi nello 0-3, cala il tris il Trastevere alla metà esatta del primo tempo. Aspetta il movimento di qualche compagno, va in avanti, la palla si alsa, il Trastevere può proteggerla, la palla non è uscita e allora ancora Trastevere, grande lavoro qui di La Feria che ha aperto sulla destra ancora dalle parti del suo capitano, è doppietta per Ascanio Perniola, è poker per il Trastevere dopo 10 minuti di gioco, risultato pesante, ci usciranno dei contest per eleggere il gesto tecnico più bello della competizione. Vediamo se adesso ce n'è uno. Ci ha provato subito, forse mi ha sentito il Trastevere due volte, prima con la rovesciata di La Feria e poi con la conclusione di Lorusso. Quindi seguiteci sui social Sport Senza Confini e Live Sport Academy per eleggere il gesto tecnico più bello della competizione tramite i vostri voti. Dovrebbe essere laterale, infatti si riprende con le mani di Perniola che scambia con Critelli, e Cesella che forse ha tempo per un'ultima offensiva in questi primi 18 minuti di gioco che scadono adesso. Vediamo quanto lascia giocare ancora il direttore di gara, pallone che giunge direttamente tra le braccia di Tremaliti e non c'è più tempo. Fine primo tempo tra Ezio Sella Academy Bianca e Trastevere, il parziale è di 0-4. Si conquista il Trastevere, poi ancora Ezio Sella, poi ancora Trastevere. La si è un po' confusa all'incontro, tant'è che sbaglia il Trastevere al centro campo consegnando un possesso piuttosto pericoloso all'Ezio Sella. Calcia di prima attenzione verso la porta dell'Annunziata, ottiene il calcio d'angolo. Allora, perché non provare con una palla inattiva ad impensierire il Trastevere, dell'Annunziata mette dentro, poi a calciare il Magistri che però non trova lo specchio. Iniziativa sulla sinistra della Ezio Sella Academy, ancora Trastevere che deve difendere e lo fa, poi l'Ezio Sella però resiste con il pallone nella area di rigore avversaria, qui un po' di sfortuna e forse anche il guantone di Tremaliti a dire di no al tentativo sotto l'incrocio di Magistri, e poi ancora la palla messa dentro, messa alla ricerca di Cherubini, poi ancora Trastevere che prova a riproporre in area di rigore avversaria, pallone toccato, lo riconquista ancora il Trastevere con Pacifici, ma Daniele Candia sul suo palo si allunga, si rifugia in calcio d'angolo, ovviamente ritardo calzolari,
può arrivare puntuale all'appuntamento con il pallone. Rimessa ora Trastevere, che gestisce, arriva a calciare. Questo è un grandissimo gol, quello che vale il 5-0. Alla fine Giulio Cherubini è riuscito a trafiggere Daniele Candia, quindi mancano 4 altri punti fischio. La pagina Instagram Sport Senza Confini e la pagina Instagram Live Sport Academy, perché tanto non c'è più tempo, e quindi un saluto da Alessandro D'Ambrosio proprio di Live Sport Academy, perché per Ezio Sella Academy Bianca e Trastevere il risultato finale è di 0-5.